Quest'anno era ottobre e uno dei miei colleghi in arancieria mi ha chiesto, anzi mi ha raccontato, che ogni anno in arancieria faceva la messa di Natale. Potete immaginare che eravamo in pieno show. Mi ha chiesto se volevo confermare questa tradizione, questa messa di Natale anche quest'anno, e io ho detto di sì perché queste cerimonie, queste celebrazioni sono le tradizioni. La tradizione esprime quello che noi siamo, quello che noi desideriamo e quello che vogliamo essere. Ce lo ricordo, si ripete e ce lo ricordo. La tradizione soprattutto ci ricorda un paio di valori essenziali di cui abbiamo sempre bisogno, che sono la sicurezza e la stabilità. Credo che la cerimonia di Terni avesse bisogno e abbia bisogno di sicurezza e di stabilità, soprattutto di stabilità nel futuro. Ha bisogno di un futuro stabile e sostenibile. Allora ho pensato, rifacciamo sicuramente la messa in qualsiasi condizione, perché testimoniamo il nostro impegno a dare alla ceria sicurezza e stabilità. A questo punto, come si fa a dare sicurezza e stabilità? Questa è una messa, quindi ho riletto la Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto questo: bisogna custodire e bisogna coltivare. Custodire vuol dire rispettare quello che abbiamo ricevuto. Coltivare significa farlo crescere, farlo diventare più grande, fargli avere successi, fargli avere nuovi frutti. L'essenza di custodire e coltivare è il coraggio di affrontare la realtà e anche il coraggio di cambiare. Quello che sta succedendo in arancieria è esattamente questo: stiamo cambiando per crescere, per diventare più forti. E questo deve avvenire, come ha ricordato il Vescovo, nella fiducia e nel rispetto di tutti. Il cambiamento è fatto di fiducia, perché si guarda, definisce qualcosa che ancora non esiste. Molti di voi non mi conoscono, forse quasi tutti. Oppure mi hanno conosciuto ma abbastanza poco. E devo dirvi che conoscersi in un momento così difficile e così complicato rende le cose molto molto complesse. Allora ho pensato di raccontarvi quello che è accaduto, in modo che lo possiamo condividere insieme. A giugno mi hanno chiesto di fare l'amministratore delegato della CEI. Io ho accettato con responsabilità. Vi spiegherò poi cosa significa per me accettare con responsabilità. Il problema era non salvare la CEI, il problema era dare un futuro luminoso, grande, che ha sempre avuto e che stava perdendo. Abbiamo sempre sentito parlare di piani di ristrutturazione, di piani di salvataggio. Io l'ho sempre vissuto come un piano per la grandezza, che si era perduta dopo 6 o 7 anni di grandi perdite, di grandi difficoltà, di problemi anche internazionali. L'acciaieria stava perdendo la sua grandezza. Ho inteso accettare questo incarico per ridare all'acciaieria la sua grandezza e forse anche qualcosa di più. Il problema che ho trovato a giugno, insieme ai miei colleghi che sono qua con me, era un problema grande e non avevamo tempo.
A questo punto io mi sono chiesta che cosa potevo fare io per recuperare il futuro della Acciaieria. Che cosa mi portava la sicurezza e la stabilità e il futuro sostenibile per questa azienda? Noi amministratori delegati abbiamo scelte facili. Possiamo adottare il rinvio all'inizio funzione, poi il problema diventa più grande, ma si può anche decidere di rinviare un po'. Potevo adottare qualche piccolo rimedio che magari avevo visto in altre aziende, in altre realtà. Sapevo che funzionano, ma sapevo che poi il problema non si sarebbe risolto. Avrei anche potuto accettare dei compromessi. Tante offerte di compromessi ho ricevuto, ma la responsabilità è sapere che sono solo compromessi quando non portano a niente di definitivo. Allora mi è ritornato in mente custodire e coltivare. Io dovevo rispettare quello che ho trovato e dovevo farlo sbocciare di nuovo. E ho deciso di affrontare il problema nella sua drammaticità, direttamente, in modo forte, senza via traversa. E abbiamo fatto con i colleghi della Acciaieria un piano che è stato presentato. Un piano che, ripeto, non considero un piano per la salvezza, per non andare in Serie B. Io vorrei vincere la Serie A. Questo piano è stato messo a disposizione di tutti, è stato criticato, è stato cambiato. La mia responsabilità è stata ascoltare tutti, molto, molto tempo, ore e ore, notti, giorni, accettare le critiche, difendere le posizioni, cambiarle, risistemarle. Questo è stato il senso di responsabilità, è stato non perdere mai la pazienza, è stato esserci sempre, è stato accettare il concetto che le cose che avevamo pensato potessero essere immodificabili, potevano essere modificate. La responsabilità è stata proprio questo, in questi mesi mettersi in discussione, farsi criticare, a volte molto più che criticare, ma accettare questo percorso perché la responsabilità richiede di stare fermi e solidi sull'obiettivo principale. Fare in modo che questa realtà industriale desse lavoro e continuasse a dare lavoro a migliaia e migliaia di persone. Nella mia mente ho sempre visto solo assunzioni. E questo era il mio obiettivo, uscire dal tunnel per creare ricchezza, per creare benessere, per creare stabilità, per creare un futuro sostenibile. Adesso, alla fine di questo processo, abbiamo cambiato il piano, lo sapete, con l'aiuto di tutti, con le critiche di tutti. E abbiamo un percorso, che è un percorso di grande serenità per le attività industriali, un percorso che è stato che inizia da una situazione molto difficile, che ha richiesto sacrifici importanti, che ha richiesto delle scelte in certi momenti drammatiche, che ha pesato, penso, sulle persone, sui dipendenti, sulle loro famiglie, ma è un piano solido. Sappiamo quello che stiamo facendo, l'abbiamo condiviso, ripeto, in primis con tutte le controparti, fra cui sicuramente la controparte principale che sono i sindacati, ma anche con le istituzioni. Quello che io mi raccomando adesso è di seguire questo piano, perché è un percorso verificato, sicuro, in cui ognuno di noi ha dato il proprio contributo. Ed è anche importante che questo succeda, questa fedeltà a questo che Eccellenza il Vescovo ha chiamato un accordo, in realtà è un patto di fedeltà verso l'azienda, non verso di me, verso
verso l'azienda o verso la dirigenza, è un patto di fedeltà verso l'azienda. È importante seguire questo percorso nel suo dettaglio, perché il mondo ci guarda, soprattutto il mondo dei clienti e il mondo dei mercati. Vuole sapere se l'accordo è vero, vuole sapere se quello che abbiamo firmato verrà rispettato, vuole sapere se siamo usciti dalla crisi, se saremo un attore principale forte, se saremo credibili. Questo piano va seguito perché l'acciaieria non esiste se non ci sono i suoi clienti. Tutti i clienti del mondo, e soprattutto il mondo, ci stanno guardando. Ogni gesto, sia nella quotidianità, ma questo i dipendenti sono abituati, è fatto nell'interesse del consumatore, del cliente e del mercato. Se qualsiasi cosa faremo o diremo non riflettiamo sull'impatto che potrà avere sul mercato, noi tradiamo il patto di fiducia con l'azienda. Quindi abbiamo tracciato un percorso, dobbiamo seguirlo con determinazione, con tenacia, con coraggio e anche, fatemi dire, con sollievo, perché penso che i tempi difficili, quelli brutti, siano definitivamente alle nostre spalle. Abbiamo solo buone notizie davanti a noi, bisogna che le andiamo a prendere e bisogna che le andiamo a costruire. Una parola di ringraziamento adesso speciale ad alcuni colleghi, naturalmente a tutti i colleghi che hanno vissuto questi mesi difficili, ai dipendenti dell'acciaieria, ma fatemi dare un ringraziamento specifico ai colleghi che lavorano all'ufficio paga e stipendi, perché hanno fatto il miracolo della riapertura dell'acciaieria. Sono riusciti, lavorando di notte e di giorno, a recuperare ovviamente attività che erano state messe in sospeso da varie settimane, per garantire a tutti un Natale più facile e più sereno. Questi colleghi credo che abbiano lavorato ieri, stanotte, oggi, e io posso confermare che domani pagheremo gli stipendi che normalmente erano pagati a fine novembre, e quindi domani in banca ci saranno questi accrediti, se non ci sono colpa delle banche, ma non dei colleghi nostri, mentre esattamente fra una settimana, il 22 di dicembre, riusciremo a pagare la tredicesima. E anche questo è una tradizione, custodire e coltivare. Questa è stata una tradizione difficile da coltivare, perché con l'azienda chiusa per tante settimane, recuperare questo ritardo è stato un miracolo. Veramente non è stato merito nostro, non è stato merito dei dirigenti, è stato merito di un patto di fedeltà che queste persone hanno rispettato nei confronti dell'azienda. Io credo che abbiamo vinto questi ragazzi hanno vinto una sfida contro il tempo, e so che l'acciaieria vincerà tutte le altre sfide che ha davanti. Una parola di saluto a tutte le autorità che sono venute, alla Sua Eccellenza il Vescovo, che mi ha aiutato moltissimo in questi mesi, ora lo possiamo dire, e anche a tutte le autorità, al prefetto, al sindaco, e a tutti i questori che ha mandato le sue persone, e a tutti quelli che dimenticherò, che nel silenzio, o se volete dietro le quinte, non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. E buon Natale.